Buonasera, riprendiamo con tutto campo, con la ripresa del campionato. Ripartiamo commentando dunque il pareggio tra l'Arezzo e la Pianese. Salutiamo Andrea Arnici di Blog Amaranto, buonasera, bentornato. Buonasera. E mister Agostino Jacobelli, ciao mister, sempre il nostro mister preferito. Adesso ti piazziamo in un'altra squadra. Adesso non puoi ancora, però stiamo lavorando per trovare una destinazione. Anche il calcio femminile. Anche il calcio c'è problema. Allora, rivediamo la partita Arezzo Pianese e poi ne parliamo perché comunque ci sono diversi spunti. Vediamo. Dopo oltre un mese ricomincia il campionato Arezzo Pianese. L'andata alla Pianese centrò la prima vittoria tra i professionisti contro l'Arezzo grazie al gol di Udo. Di Donato sceglie Rolando per sostituire lo squalificato Belloni. Caso, primo spunto, pallone verso Cutolo. Cutolo che prova ad andare via, Vavassori che devia il pallone, entra in area di rigore. Seminara allunga, Rolando lo rimette in mezzo, Tassi sinistro! Palla che lambisce la traversa, Arezzo a un passo dal vantaggio dopo 2 minuti e mezzo. Momente, prolunga per Udo, Luciani allontana, ancora Momente, Momente, conclusione leggermente deviata, Pissardo in due tempi, poi anticipa Udo. Calcio d'angolo per l'Arezzo, Cutolo, pallone che si impenna, Gori ha tentato di trovarlo, poi Luciani lo ricaccia dentro, secondo palo, Borghini ci ha provato, raccoglie quindi Cutolo, le finte su Seminara, Cutolo, destro di Cutolo, la parata di Fontana. L'angolo poi battuto da Catanese, palla dentro per Regoli, due volte Udo palo, ma c'è fuori gioco. Fuori gioco su Udo, rivediamo il tocco. Palla sul palo, ma gioco sostanzialmente fermo. Foglia, rilancia per Cutolo, di prima per Gori, che dà a caso, bella azione armoniosa dell'Arezzo, ancora Cutolo, deviazione, Gori spaccata! Tentativo deviato, si riparte col calcio d'angolo. Quindi Seminara, area di rigore, c'è il colpo di testa tentato, senza particolari pericoli però questa iniziativa della Pianese. Batte Foglia l'angolo, deviazione sul primo palo Luciani e sul secondo Baldan ha mancato. Caso, una delle sue serpentine, Gori, Gori controllo, Rolando, la rasoiata fuori, altra chance per l'Arezzo che batte un altro calcio d'angolo al 37esimo. Pallone dentro per Cutolo, Gori, controllo, poi Baldan, l'Arezzo passa al 37esimo, rimane giù la bandierina, ma c'è l'arbitro Collu che annulla. O è stato fischiato un controllo irregolare di Gori oppure il giocatore che è finito a terra della Pianese, Vavassori, l'arbitro potrebbe aver attribuito a Gori un fallo che però abbiamo visto non c'è stato. Caso, deviazione di Cutolo, la parata di Fontana. Calcio di punizione per l'Arezzo, Foglia, illusione del gol, esterno della rete. Arezzo è entrato molto più compassato nel secondo tempo, poco ritmo, poca lucidità, tante occasioni nella prima frazione, quanto pochissime, quasi inesistenti nella seconda, finisce 0-0. Masi dunque riesce ancora una volta a fermare l'Arezzo dopo che era accaduto con il Pontedera in Serie D anche in questa stagione, 2 partite e nessun successo per l'Arezzo. Io avevo detto che era la ripresa è sempre difficile da analizzare. La verità è che avremmo dovuto far gol il primo tempo dopo tutte le occasioni che abbiamo avuto e il gol annullato secondo me ingiustamente, e poi il secondo tempo è venuta meno le forze, meno lucidità e la squadra che si doveva difendere era avvantaggiata. La verità è che avremmo dovuto chiuderla nel primo tempo. Io come avevo detto ieri, le difficoltà erano queste, dopo che vieni da un mese che non giochi, alla lunga la vai a pagare, l'intensità non è più, gli equilibri possono venire meno. La verità è che, come ho detto, non dovevamo portarla alla lunga, avevamo avuto le occasioni nel primo tempo, le dovevi sfruttare, cosa ne è stata. Quindi ci prendiamo questo punto, continuiamo la striscia e da oggi inizia il nostro campionato e andiamo avanti. Ecco, ha spiegato l'arbitro cosa ha fischiato, se il controllo, un eventuale controllo irregolare di Gori? Veramente è andato 2 versioni diverse, quindi può darsi non ha visto niente, è il classico fallo da confusione perché il guardalinea all'inizio ha dato gol. Perché noi abbiamo risultato perché Guarini ha dato gol. Alla fine hanno detto, uno ha detto che ha presa con la mano, l'altro che l'ha spinta. Alla fine ha annullato. Ora è inutile recriminare,
E prendiamo questo punto e continuiamo a lavorare. Ecco, il primo tempo con quella che aveva costruito tanto, infatti, forse è mancata un po' di cattiveria sotto porta. Sì, infatti è mancato quello perché il primo tempo abbiamo avuto veramente tante occasioni da gol dove dovevamo sfruttare, che poi alla lunga avremmo pagato, e tanto è stato. Quando vieni da un mese in attività è quello il pericolo. Alla fine ci prendiamo questo punto e continuiamo lo strisce. Ecco, nell'intervallo hai temuto che ci fosse appunto un po' un calo, perché la squadra è sembrata un po' compassata quando è entrata dentro. Ma è normale, che ti ripeto, quando la mia paura era questa oggi. Basta vedere i risultati degli altri gironi, no? Le squadre blasonate hanno quasi tutte steccato. Perché? Perché le squadre, prima partita dopo tanto, così tanto tempo, si fa fatica a ritrovare quell'intensità che avevi prima. Abbiamo sentito da un mister al mister, chiedo ad Agostino Iacobelli, dice Di Donato, il giorno prima avevo messo in guardia che potevano esserci delle difficoltà, insomma la sosta nel secondo tempo abbiamo pagato questa inattività e quindi insomma dice ripartiamo da ora in poi, ripartiamo e riprenderemo il nostro cammino. Da allenatore poi analizziamo gli episodi, ovviamente una partita che è stata indirizzata da alcuni episodi, dagli errori sotto porta, dal gol ingiustamente annullato, però ci sta come spiegazione o è un po' riduttiva? Sì, ci può anche stare, però anche l'altra squadra, anche la Pianese era ferma da... L'Arezzo ha buttato via 50 minuti ieri, ha buttato via perché molte volte le partite, se non le puoi vincere dal punto di vista tecnico, come perché il primo tempo l'Arezzo ha fatto anche abbastanza bene, però molte volte le devi vincere anche sul piano nervoso, sul piano di fare su una palla inattiva. Però, come dicevamo prima, il calcio si gioca in due e non è che la Pianese è venuta qua a farsi una passeggiata, anzi è una squadra molto ben organizzata, ben allenata, quindi si gioca in due, anche se ad Arezzo uno pretenderebbe sempre di più, però la Pianese fa la stessa categoria dell'Arezzo, non è che, anche se viene dalla D, per una squadra ben organizzata, il rimpianto il secondo tempo, perché il primo tempo la partita in fin dei conti è stata fatta, anche tu parlavi di episodi, però dire che si viene da una sosta lunga, anzi a volte uno potrebbe essere anche più riposato, può darsi. Però ci sta, dai, ci sta, il calcio è fatto anche di queste cose qui, un piccolo mezzo passo falso, però dai. Importante, guarda, a volte bisogna anche ragionare così, a volte si possono anche perdere queste partite con una palla inattiva loro, quindi mettiamola così via, che è stato un mezzo passo falso e da domenica si riprenderà la corsa. Tra l'altro c'era anche forse la volontà un po' di rifarsi, no? Per i tifosi, forse anche della sconfitta dell'andata, che non è stata molto digerita per il tipo di prestazione che l'Arezzo offrì a Grosseto, e quindi Pianese e Masi, che lui dice, dopo lo sentiremo, sono tutte coincidenze, io non ci guardo, però due partite con il Pontedera in Serie D, due sconfitte, e questa volta addirittura riesce a prendere all'Arezzo addirittura la vittoria all'andata e un punto al ritorno, no? Ma Masi in questa categoria è veramente un grande allenatore, credo il loro valore aggiunto indubbiamente, ha preparato la partita in quella maniera e in quella maniera l'ha portata a termine. Diamo i meriti anche alla Pianese, però secondo me tanti dei meriti sono anche nostri, indubbiamente il secondo tempo non l'abbiamo giocato, ma più che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della cattiveria, dell'agonismo, perché quelle partite con quel determinato tipo di squadre a volte le risolvi anche con la cattiveria agonistica, con l'aggressività, con la voglia di vincere quella partita, che l'Arezzo nel secondo tempo non ce l'ha messa, indubbiamente. È stato uno spettacolo, io parlo da tifoso, è stato uno spettacolo non all'altezza di quello che ci si aspettava. C'è anche da dire che chi ti strappa le partite è Caso o Agnello, Cutolo, quindi... Tu non avevi un cambio che ti poteva cambiare anche la partita. Anche quello, però vedi, ti vengono a mancare anche loro e fai fatica, perché sì, ti spacca le partite alla fine. Cioè, Gori è il finalizzatore, per l'amor di Dio, però chi ti spacca le partite sono loro due. Quindi ieri erano... Beppe ha fatto bene... Primo tempo. Non c'era, anche Anello ieri a Cutolo. Ieri ha beccato la giornata poco lucida e fai fatica. Due o tre
possibilità, sì. Magari ha voluto cercare il tiro quando, e poi l'assenza di Belloni, secondo me è uno di quei giocatori che questa squadra non può prescindere. Tre giocatori che non puoi prescindere. Le partite no. Ti fanno il guizzo. Ecco, mister, la diceva appunto Andrea, no, i cambi, guardando la panchina, sicuramente erano stati acquistati alcuni giocatori, no, con la speranza che sbocciassero, ci riferiamo a Khedira, Mesina, che ogni tanto viene riproposto, poi viene rifinisce di nuovo nel dimenticatoio come ieri, e l'ingresso di Picchi, di Khedira e di Piu, nessuno di questi cambi ha dato la scossa, ma Piu, cioè, abbiamo visto a giocare a Pistoia in un altro modo, io non riesco a vederlo, proprio sarà un mio limite lì. Ma io quando l'ho visto giocare anche a Pistoia... Sempre punta, cioè io, cioè anche con quelle caratteristiche fisiche, vederlo così defilato, sembra fuori posizione, o no? Sì, io ovviamente anche io sono rimasto un po' perplesso, già la prima volta che lo vedi giocare esterno, ma io si fa tanto per parlare di calcio, non ha proprio le qualità, cioè non è uno che ti fa l'uno contro uno, tipo punta come Caso, come Belloni, come... Cutolo è un giocatore più fisico che da tenere in aria, secondo me, può fare qualche sponda anche più, ricorda Serafini fisicamente, no? Ricordo un po', quindi sì. Anche a me sono rimasto un po' perplesso, dico la verità, a vederlo giocare lì, però per come il calciatore sinceramente non lo farei mai giocare. Posso chiedere una cosa al mister? Ma in quel caso lì, un secondo tempo in quel modo, forse anche cambiare modulo può a volte insistere sempre, cioè a volte vedi che in quel modo batti contro un muro, provare anche a cambiare, no, non lo so. No, hai ragione, molte volte quando è così avere solo un punto di riferimento fisico davanti, puoi anche cambiare e mettere le due punte fisiche, cercare di buttare la palla. Come no, ma le partite a volte... Che loro fisicamente mi sembravano anche... Sì, no, poi la cosa che hanno fatto bene loro, parlavo con Masi stamattina, è che non hanno avuto mai paura di avere la difesa alta. Sì, pressavano altissimo. Perché Gagliardi e l'altro centrale, Dierne erano sempre in linea, ma alti. Ha fatto una gran partita. Molto bene. Ma anche due centrocampisti, sì. Figoli e Regoli erano... Molto bene. Figoli è un buonissimo giocatore. Sì, anche Regoli è sempre stato, Figoli sì. E comunque sì. Se guardiamo, e poi l'avevamo chiesto a Masi, soprattutto nel primo tempo, quando l'Arezzo impostava, io contavo, c'erano 5-6 della Pianese che già aggredivano altri. La metà campo. Venivano a prenderti lì, no? Regoli e Figoli non ti hanno fatto respirare. Allora, qui stiamo scorrendo alcune immagini e vorrei arrivare poi all'episodio, anzi commentiamo intanto qui, Rolando mette dentro al volo Tassi. Questo è l'errore abbastanza pesante. Come fai a... Poi, questa è l'azione di Momentè che calcia, Pissardo in due tempi va a bloccare, anche Udo è un bel giocatore perché comunque ti mette sempre in apprensione. Sì. Questo è uno dei tanti angoli dell'Arezzo nel... Questo è il gol annullato. No, questa è l'azione... Ora. C'è un altro cross, la palla arriva ancora verso Cutolo che cerca di concludere e poi la parata del portiere della Pianese. Questo invece è il palo in fuorigioco di Udo, Regoli due volte e poi Udo in fuorigioco però con la bandierina già alzata. Questa è la posizione mi sembra irregolare di Udo, comunque aveva preso il palo. Una delle tante azioni in velocità dell'Arezzo con una serie di tocchi e qui metteva l'Arezzo in difficoltà, no? Quando si liberava palla al piede e Gori non ci arriva, c'è stata una deviazione precedente e si riprende infatti con il calcio d'angolo e poi ancora il pallone qui senza grandi pericoli tra le braccia di Pissardo. Questa è l'occasione credo di Baldan, la spaccata sul secondo palo, anche questa ragazzi. Cioè le occasioni non sono mancate. Il primo tempo è stato anche vivace come ritmi. Caso ha fatto due o tre azioni veramente arrembanti. Questa è la conclusione di Rolando. Ecco, questo è il momento del gol annullato. Io rivedendo anche capendo che cosa ha spiegato l'arbitro ai giocatori, allora il guardaligne va a metà campo, è stato quindi, fuori gioco, no? Quindi l'unica ipotesi sono o il controllo irregolare qui di Gori col braccio, se, che non si vede da qui, oppure l'arbitro vede che cade Vavassori, che in realtà è spinto da un suo, se ce lo fate rivedere. Vavassori cade per un contatto con un suo compagno di squadra. L'arbitro, probabilmente nella confusione, vede questo cadere e pensa che sia stato Gori. Ci sta anche proprio quello.
Perché forse anche questo. Il fallo di mano, secondo me, no, come da, fai? Io ero lì sopra, guarda, era sembrava regolarissimo. Vedi? Vavassori viene messo giù da, ecco, credo che da Gagliardi, e ecco, forse c'è una cintura anche iniziale, sì, sì, qui fa cadere. Poi loro chiedono il fuorigioco, che non c'era, tra l'altro abbiamo fermato al momento, quello sicuramente no. Comunque ha detto anche un po' sfortuna, perché l'arbitro in un momento di confusione ha visto l'arbitro che... male, non mi è piaciuto. Ecco, vedi, questo portiere che puoi vincere anche così. Ecco, il gol l'hai fatto, cioè voglio dire che il gol l'avevi fatto. Sì. No, ma anche vedi, su una punizione, su una palla inattiva, sono tempo è stato veramente di guardare. No, ma infatti, ma non è bruttino. Ma non è, perché nel primo tempo le occasioni le hai anche avute, le hai avute praticamente solo te le occasioni. Però è l'atteggiamento del secondo tempo un po' troppo remissivi, ecco, cioè la squadra che vuole spaccare, che vuole vincere, che vuole ottenere il risultato. È quello, è quello. Poi sì, magari non ci riesci, però quella spinta c'è, già dovevi mettere. È vero, quello è vero. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Eccoci tornati, abbiamo citato prima Masi, allora ascoltiamo proprio le parole di questo allenatore, uno dei più preparati sicuramente della categoria, e poi sentiamo Dierna, che così quasi come tema libero a un certo punto dell'intervista si è preso giustamente i meriti della famosa partita di Taranto in Serie D, i playoff, dice: se l'Arezzo è qui è anche merito nostro. Sentiamo un attimo. Se penso che il risultato sia più che giusto, ora nella mia striscia positiva lascia il tempo che trova, sono tutte casualità che magari voi ci fate caso, ma sono anni diversi, squadre diverse, quindi non conta niente. Conta che abbiamo fatto una buona prestazione, una squadra importante, con individualità importanti, costruita per obiettivi sicuramente più importanti. Però noi siamo consapevoli che dobbiamo soffrire fino alla fine, con questa voglia, con questa determinazione, con questa compattezza. Quindi siamo sulla strada giusta. Avete lottato, avete anche imbrigliato l'Arezzo, insomma, anche nel secondo tempo, quando forse le energie sono un po' calate. L'avete giocata anche sulla concentrazione. Sì, ma è un po' stato il difetto un pochino nostro nel girone d'andata, che a volte abbiamo concesso per un pochino di disattenzione, un pochino di poca abitudine anche alla categoria. Ci stiamo lavorando, oggi è stata una prova importante, perché era una prova da affrontare con attenzione, dove ogni palla poteva essere decisiva. Abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, che magari non siamo stati molto concreti negli ultimi 20 metri, siamo stati un po' troppo lenti, e questo è un altro aspetto che dobbiamo migliorare. Avete aggredito l'Arezzo molto alto, soprattutto nel primo tempo, abbiamo contato di varie volte quando l'Arezzo ripartiva sei vostri giocatori, no, nella metà campo avversario. Ma noi sappiamo fare delle cose e cerchiamo di farle, poi se troviamo degli avversari che ce lo impediscano ci adegueremo, però sappiamo fare determinate cose, è un lavoro che stiamo facendo, questo è il terzo anno, e quindi cerchiamo di farle, poi troviamo anche delle squadre che non ce lo permettono e quindi bisognerà anche adeguarci a quello. Oggi in certi momenti ci è tornato utile fare così, perché sapevamo che loro è una squadra che fraseggia, parte da dietro, cerca di tirar fuori gli avversari, noi abbiamo cercato di ridurre gli spazi. Ecco, il quarto campo difficile consecutivo dove prendete un punto, no? Sì, oggi non abbiamo subito gol, e questo è un altro dato che per noi è importante, perché ci dà fiducia nella fase difensiva che facciamo. Dobbiamo essere un pochino più concreti quando ci capita le occasioni, perché non è che non ce ne capitino molte, quindi quelle che capitano bisognerà cercare di sfruttarle. Credo che oggi rispetto all'andata è stata una partita differente. L'andata l'Arezzo non era in grandissima condizione, come non lo eravamo noi. Lì un episodio ha determinato la partita. Oggi le due squadre erano in salute, l'Arezzo in casa è una squadra che fastidiosa, perché comunque è una buonissima squadra, sapevamo, però la Pianese ha fatto una grande partita, credo che il punto sia stato meritato, perché comunque c'è una grande organizzazione dietro, quindi ci prendiamo il punto e andiamo avanti, perché ce ne servono parecchi per la salvezza. Era questo il vostro obiettivo alla fine dei conti? No,
noi dobbiamo raccattare punti dove andiamo, quindi l'obiettivo è sempre portare a casa i 3 punti, però sappiamo che davanti c'era l'Arezzo, che in casa è una squadra ottima, quindi abbiamo trovato delle difficoltà, però la partita si giocava sull'equilibrio, si poteva anche vincere ma si poteva anche perdere, il pari secondo me è il risultato giusto, ecco. E di Erna invece, il rientro ad Arezzo, cosa è significato, insomma, tornare a giocare in questo stadio? Ma ero già venuto con la Viterbese qualche anno fa, è sempre bello ritornare. Credo che l'Arezzo, se Lega Pro, è anche stato un buon merito mio, perché la partita di Taranto ancora oggi me la ricordo, è stata una partita che molti di noi, tutti in scadenza, potevano farsi da parte, comunque nessuno l'ha fatto, non si è tirato indietro e ha portato risultati importanti, magari se non avessimo affrontato quella partita e non avessimo fatto quel tipo di risultato, magari l'Arezzo oggi non so dove potrebbe essere, ecco. Quel gol di Carteghi da ricordare. Sì, sì, è la partita che è una delle partite che anche per noi, a meno a livello personale, ma parlo a nome di quella squadra lì, ce la ricordiamo, perché è stata di fronte a 8-9 mila persone fuori casa, un Taranto che comunque era forte, quindi è un bel ricordo. Poi ha dato il là comunque al ripescaggio, quindi l'Arezzo è in Serie C anche un pizzico per merito nostro, anche se è stato un anno tra virgolette fallimentare, perché non siamo riusciti a vincere, però a livello personale sono stato bene, quindi ho dei buonissimi ricordi, ho tanti amici qua, quindi è stato bello comunque. Dunque è un Dierna che rievoca la partita di Taranto, l'Arezzo era allenato da Cardinali, ricorderete, questa era arrivato ai playoff dopo comunque una stagione di delusione, perché l'obiettivo era vincere il campionato. L'Arezzo arrivò ai quarti di finale a Taranto, vinse 1-0 con un gran gol di Carteri dalla gran distanza. Ed è grazie anche a quella, è vero che dopo ci fu l'eliminazione con l'Akragas nel turno seguente, però l'Arezzo arrivò nella griglia, in una griglia playoff abbastanza buona, e quindi poi poté scattare il ripescaggio quando Capuano, no, andò personalmente a portare la domanda. Comunque Dierna che, insomma, ci tiene ad essere giustamente ricordato. Una Pianese dove, no mister, ci sono tanti aretini o di adozione o comunque come Roberto Bacci, vice allenatore, anche che è stato come te allenatore in passato della, sì, Pianese, c'è Alessandro Badì che ora è diventato anche DS. Sì. Sì, di essere vero è Vagaggini, sì. È Renato Vagaggini che è quello che muove un po' tutti i fili. Poi c'è Roberto che già dall'anno scorso, Roberto è molto stimato dal presidente, da Vagaggini, quindi già dall'anno scorso è il vice di Marco Masi. Sì, sono tanti aretini, obiettivamente lassù si lavora bene, l'ho sempre detto e lo ribadiscono. È una società piccola che sa i propri limiti, però lavori bene, c'è il presidente che è Maurizio, il proprietario della Stosa, che ti fa star bene. Sani. Sani, bravo. Sani. E comunque si sta veramente molto bene, quindi è una piazza che fin quando c'è questo potenziale qui, con questo proprietario qui, sicuramente la C la può tenere benissimo. Tra l'altro poi ha questa anche sua, insomma, grande storia imprenditoriale legata molto al territorio, perché lui ha sempre tenuto, no, a rimanere lì, sì, a dare lavoro, cioè considera un po' anche, sì, i suoi, sì, dipendenti come una grande famiglia. Sì, ma infatti Piancastagnaio è suo, cioè è sua, è Stosa, perché lì ci sono stato un anno e proprio la gente del paese lo adora Maurizio, perché è una persona, da parte che dà lavoro a tanta gente, ma è una persona molto umile, con cui ci parli benissimo, ed è un uomo che gli piace il calcio, gli piace stare nel calcio, e fin quando ci sarà lui lassù, la squadra, lui è innamorato della Pianese, quindi a partire dai ragazzini fino alla prima squadra, fin quando ci sarà lui ci sarà sempre continuità di calcio. Andrea, che ti aspetti? Ancora il mercato, diciamo, è in evoluzione e l'urgenza dell'Arezzo è chiaramente quella di sfoltire la rosa, e non è detto che questo accada anche in tempi molto brevi, perché non sono operazioni alcune sicuramente semplici da piazzare. Poi forse si potrà pensare magari a qualche colpo di Pieroni, magari, no, nelle ultime ore qualche affare. Intanto le notizie di mercato danno Brunori in prossimità di andare alla Juventus Under 23, sì, che sarà tra l'altro il prossimo avversario dell'Arezzo, quindi potrebbe anche, se ci sono le tempistiche, anche portare a subito una sfida da ex. Viva i giovani! Sì, questo apre un discorso. Sì.
sul senso della Juventus Under 23. Infatti, sarebbe da perché anche ha fatto così anche a gennaio l'anno scorso. Sì, come no? In come difficoltà, no, allora prende i veterani. Quando ho contattato Melchiorri, cioè, va bene, comunque. Niente, la finalità di questo Under 23 era diversa, ora è diventata tutta un'altra. Sì, ma anche perché con una sola società che lo fa ha poco senso. Infatti. Niente, al mercato ci aspettiamo prima di tutto le cessioni, questo indubbiamente. E poi due giocatori di personalità più che altro, uno a mezzo a campo e uno dietro, anche con i piedi buoni, un regista, un giocatore che sappa un po' palleggiare, un po' di qualità al centrocampo, sicuramente. Poi sarà Pieroni che... Certo, sfoltire non è semplice, è più facile comprare che vendere, quello è sicuro. Sì, comprare non è difficile. O cercare di piazzare alcuni di questi giocatori anche in Serie D, non lo so, insomma. Anche Burzigotti, è tornato a Rieti e poi è tornato di qua. Che dire, non lo so. Certo, avere tanti giocatori in rosa fai fatica. Fai fatica. Perché il tuo primo obiettivo è quello di mandar via e vendere in questo... Perché poi è molto difficile. Ma molto poi difficile. Vendi giocatori che oltretutto non giocando mai chiaramente hanno anche una condizione magari un po' più approssimativa, tipo Borzigotti, quindi non è proprio facile, anche giocatori come Bargigia, cioè chiaro che non è facile... No, bisogna domandarsi il perché sono arrivati questi giocatori. Questa è una domanda. Guarda, se riesce a piazzare qualche giovanottino. Ecco, in prestito. Tipo Fussi, questi qua li piazzi. Esatto. Perché però quelli che poi ti guadagnano anche un po' di più. Molta fatica. Fai molta fatica, è diverso. Ma sapere perché sono arrivati, questo, ecco, mi piacerebbe. La domanda delle domande. Cosa si era visto, diciamo? Se hai preso uno come Pieroni, non credo che si prenda. Cioè, se prendi Bargigia perché pensi che ti possa dare un qualcosa, no? Se no non lo prendi e risparmi un ingaggio, ecco. Poi credo che nel calcio poi ci siano delle dinamiche, no? Sì, magari per prendere un giocatore devi prendere tre. Non lo so, cioè credo che a volte devi accettare anche dei compromessi. A volte certi giocatori fai fatica a capire perché sono arrivati, quello sì. Volevi dire qualcosa? No. Sto pensando a più. E quello rientra sono un discorso più ampio. Poi ci ha fatto un sacco di cose. Non so se è ancora sotto contratto con l'Empoli, quindi io sembra che sia di proprietà dell'Arezzo. Sì. C'era un rapporto, come spiegò Piegoni nella famosa conferenza, che quasi di valorizzazione, insomma, non ricordo i dettagli, però insomma c'era tutto un discorso L'Empoli legato. L'Empoli ne detiene se vuole un diritto di rivalsa. Esatto. No, perché l'anno scorso andavo spesso a vedere la Pistoiese e mi spiegavano che molte volte era l'Empoli che dava la Comunque, cioè, fino a 2-3 anni fa non si è visto, ragazzi. Nel senso, ha fatto diverse presenze, quindi... Anche in Serie A. Però, sai, se torni indietro e sei in C, non è che ti hanno mandato... Le categorie ci sono apposta, ma io non voglio essere cattivo. Sì. Però te lo vedresti più davanti, Per me è una punta centrale. Comunque ho visto sabato sera, su DAZN c'era l'intervista a Zaniolo per dire i casi della vita. Lui raccontava che dopo la Fiorentina, che tra l'altro ha avuto questo grave infortunio, e questo insomma da tifosi italiani ci dispiace veramente, però raccontava di come innanzitutto fin da quando era proprio ragazzino, cioè non era mai stato valutato chissà quale giocatore dai vari responsabili. Era arrivato alla Fiorentina, faceva anche grandi sacrifici, era andato lì al convito, poi a un certo punto entrava nei piani e quindi era andato a Lentella, prime partite non giocava mai e ha detto al padre: se non gioco, cioè nel senso, si stava facendo le domande di sostanzialmente di smettere. Il padre gli diceva: dai un'altra settimana tutto te stesso e sarà la settimana decisiva, perché poi inizierà a giocare e lì inizierà la sua scalata. Per dire, a volte come anche delle casualità, no? Che vanno anche oltre la categoria. Ma io l'ho avuto Zaniolo alla Fiorentina. Anche Zaniolo l'hai avuto. Faceva la spola tra 98 e 99, perché lui è un 99. Però l'avevi intravisto che... No, si vedeva, poi lascia perdere che ogni tanto ero un ragazzino un pochino vivace, sai, vivere in un convitto non è facile. Certo. Però le qualità di giocatore erano grosse. Sentiamo Baldan. Testo di carattere. Ma si vede, Rientri un
Pubblicità. Baldan. Masi Dierna. Anche gol. Se ci lascia l'amaro in bocca non è proprio un buon punto, perché sì, abbiamo continuato la striscia positiva e questo va bene. Però in fase difensiva non abbiamo subito praticamente niente, a parte qualche calcio d'angolo, punizioni, ma sapevamo che loro giocavano sulle seconde palle, sulle spizzate, quindi ovviamente qualche fallo ci stava. Però il rammarico che abbiamo è che non abbiamo chiuso la partita. Il gol annullato a me, sempre a me la spaccata, l'ho messa alta, poi il tiro di Nello, il tiro di Tassi. C'è rammarico perché dovevamo chiudere. Sul gol annullato cosa avete capito nel momento in quel frangente? Allora, sul gol annullato è importante a livello morale perché, come ripeto, abbiamo dato continuità a una striscia positiva e io da difensore oggi mi ritengo soddisfatto, anche se al secondo tempo molto probabilmente dovevamo essere molto più veloci nel girare palle, però secondo me ci è mancato un po' quel ritmo partita, che è un mese che praticamente non disputiamo, quindi possiamo allenarci quanto vogliamo, è forte quanto vogliamo, però il ritmo partita è una cosa che la fai solo giocando. Ecco, quello che si temeva, no? L'interruzione di un mese quando l'Arezzo aveva chiuso bene l'anno. Sì, infatti noi, come anche quando sono andati in trasmissione me l'hanno chiesto più e più volte, noi volevamo giocare, stavamo bene, eravamo in forma, le gambe andavano, quella sosta non c'è voluta, però già ottenere un punto comunque contro una squadra che vuoi non vuoi, fuori casa si chiude, gioca sulle ripartenze, sulla lite, anche su qualche punizione, è un buon punto alla fine, ecco. Però noi il rammarico ce l'abbiamo. Eccoci tornati, allora, Blog Amaranto ha sentito la voce dei tifosi ieri all'uscita, sentiamo qualche minuto, tifosi un po' abbattuti, i primi che vedete erano andati via anche prima della fine della partita, avevano capito un po' l'antifona, sentiamo. Oggi è una partita difficile, ancora non siamo riusciti a sbloccarla. Sì, un po' noioso adesso. Però alcune altre partite erano più divertenti, quello sì. Io sono uscito ora prima, perché prima di uscire ho chiesto se potevo riprendere i soldi del biglietto, perché è una vergogna completamente. Perché una vergogna, cioè, giocano male, no, non si può vedere partite del genere, anche se è Lega Pro terza serie, secondo me non si può vedere una squadra come l'Arezzo che si fa mettere sotto dalla Pianese in paese dei 4.000 abitanti. È stata una partita molto scialba e costa freddo, è meglio andare via anche prima. Ma Cutolo si è disimpegnato molto bene, però anche lui ormai, ma io dico che arriverà su intorno alla metà classifica. Non potrà andare oltre, credo, a vederla così. Secondo me è l'allenatore, perché non li carica a dovere, non c'è un gioco, non c'è niente, palla avanti e sperare e basta. Questo è un girone che con un 3 o 4 pezzi buoni arrivi secondo, terzo, massimo. Ma guarda, primo tempo benino, anche se abbiamo sbagliato troppe reti. Secondo tempo un po' peggio e vediamo, speriamo bene. Ma io sono convinto che nella mediocrità di questo girone, cioè nelle prime 4-5, secondo me ci arriviamo. Ma io sono ottimista, secondo me anche terzo e secondo posto, secondo me sono alla portata di questa squadra. Un girone mediocre, tolto il Monza, mediocre. Pensavo meglio, insomma, che se riniziasse meglio. Poi ci sarebbe da vendicare l'1-0 dell'andata. Così, comunque. Ora ancora non è finita. Io sono andato via per scaramanzia, per vedere. Sì, la rosa è ampia, ma vedi, manca Belloni e si sente. Insomma, un po' così, qualcuno ci vuole. Un paio di innesti mirati, ecco, e sfoltire quelli che in gioco. Era detto di migliorarsi, a me a questo punto spero come l'anno scorso, insomma, di fare un bel piazzamento per tirare avanti nei playoff, perché se si pensa che squadre come Pontedera, Renate, non lo so, le vedo
però se si butta via punti così, ora inizia un altro campionato, diciamo, poi dopo con l'Innesti bisogna cercare di iniziare a vincere anche in trasferta. Secondo me Lecco era matura per vincere, c'è stata questa sosta forzata che non ha giovato. Io penso che si andava lì a giocare per vincere, però vediamo, ora inizia un altro campionato, se ne vinci tre di fila, se fa la svetta, è un po' il problema. Però. È una partita un po' così così, hanno sbagliato 3-4 gol sotto porta, ci hanno annullato un gol che non si sa il perché, bisogna chiedere spiegazioni all'arbitro, non so che dire. Ci siamo divorati 3 gol, uno annullato, ecco, risultato 0-0. Forza Arezzo sempre. Eh? Come? No, una partita bruttissima, una delle più brutte che abbiamo visto, inguardabile, non si è mai tirato un porto. Ci hanno imbrigliato, sai, queste squadre arcigne che vengono qua a tirare il pareggio. È normale che se giocavi in una squadra che ti faceva giocare, forse sicuramente poteva venire fuori qualcosa, però tutto non pervenuto secondo me, tutta la squadra. Poi magari prendere qualche centrocampista, secondo me non sarebbe male prendere un centrocampista per dare più forza al centrocampo che non ha. A Gori, che dice, Gori non ha giocato, ma è anche vero che non gli è arrivata una palla. E non può, un giocatore come Gori ha bisogno di palla. O trova, diciamo così, il gol della domenica, come è successo mi sembra col Novara, che tirò fuori dal cilindro quella rete. Però niente, non è sempre domenica, anche se è domenica. Senti, oggi il primo tempo mi è piaciuto parecchio, mi è piaciuto anche la Pianese. Secondo c'è stato un calo, ma secondo me, secondo il mio modesto parere, che vengo da 50 anni e più allo stadio, c'è stato un po' la Pianese che ha tirato al risultato di parità. È poco, speriamo un meglio. Sempre forza Arezzo. Io sono dagli anni 60 che vengo qua. Oggi è la peggio partita che ho visto. Il problema è uno solo. E non c'è chi cava. La cava non ce n'ha più. Ha detto che non ce n'ha più. Bisogna trovare un altro che li cava. Speriamo che ci dia una mano. Però dai, oggi si è giocato malissimo. E speriamo di entrare nel playoff, insomma. Almeno salvarci. Cutolo e anche mi piace molto Casso, il migliore secondo me. Forza Arezzo! Malissimo. Male, oggi veramente male. Una prestazione al di sotto delle aspettative, davvero, perché ci aspettavamo dopo la ripresa che ci fosse un ben altro spirito, ma invece abbiamo visto veramente poco. Io almeno ho visto così la partita, non lo so te. Sì, anch'io direi la stessa cosa. Non abbiamo i cambi, il problema è tutto là. Non abbiamo dei cambi all'altezza, visto oggi che mancava Belloni. Se ti manca gli elementi fondamentali. Tanti giocatori in rosa, ma quelli utilizzabili sono pochi. Ma i playoff penso ci si può fare, però. L'impegno c'è stato, però in effetti le idee ce n'era poche, la qualità ancora meno secondo me. Salutiamo anche Luca Stanganini che qui abbiamo visto come ultima voce. I tifosi di Arezzo sono molto esigenti, quindi diciamo magari a volte vedono più nero di quello che è, però ieri sono rimasti abbastanza delusi. Assolutamente sì, è comprensibile. Ieri veramente c'era aspettativa, ci si aspettava ecco quantomeno una partita diversa, anche sulla scia delle ultime partite casalinghe che erano state insomma. Sì, è stata una mezza delusione, ovviamente sì. Arezzo domenica sarà di scena ad Alessandria con la Juventus Under 23. Io ricordo la partita di andata, una grandissima difficoltà in mezzo, ancora Arezzo giocava con il 4-2-4 e io ricordo di quella serata soprattutto la grande difficoltà con quel centrocampo fisico che aveva la Juve, dominò lì la partita che poi vinse, no? Quindi questa è una situazione che speravo non si ripeta domenica. No, spero anche io di no, però sai, tornando al discorso, ogni tanto però bisogna staccarmi, cioè partite come quelle di ieri possono capitare in un campionato, cioè si veniva da un periodo normale che le aspettative erano, poi anche il nome della squadra avversaria ti faceva, no, ti faceva pensare a una goleata. Anche l'anno scorso si parlava, l'anno scorso all'inizio la gente non si aspettava mai il campionato che l'avesse fatto l'Arezzo, no. Poi alla fine secondo me, io ti dico la mia, l'Arezzo meritava più del Pisa di andare a giocarsi sì, la finale con la Pisa. Sì, sì. Per me sì, perché tra andata e ritorno sì. Anche la partita di Pisa giocò una gran quindi parte. Bisogna, molte volte bisogna stare tranquilli e capire che
Anch'io sono stato uno di quelli che se n'è andato prima ieri, dico la verità, però, ma no perché io non sono, sono un uomo di calcio, sono anche tifoso dell'Arezzo perché sono più di 30 anni che vivo qui, però bisogna capire che molte volte queste partite in un campionato ci sono e essere sempre fiduciosi, perché secondo me l'Arezzo alla fine i playoff li farà. Ma io sicuro. L'ho detto anche ieri, secondo me questa squadra può... Anche dalla decima, no? Sì, no, però può arrivare, secondo me, terza, io lo dico, terzi non sospetti, secondo sì. me è una squadra che i valori ce l'ha, nella mediocrità di questo girone, perché sì. se tu togli il Monza, il resto, secondo me, i valori non è che sono molto lontani. Sì. Diciamo che le distanze cominciano... Ora iniziano a essere un po'... Renato va aperto, però insomma... Ponte d'Era distanze sta andando ma il Ponte, guarda, al di là del Monza la vera sorpresa è il Ponte d'Era, perché Ponte d'Era nessuno si aspettava un campionato, al di là delle Renate, anche se sai, lì sei tranquillo, vivi in un paesino dove non c'hanno tante aspettative ma la vera sorpresa, perché il Monza è facile spendere, viaggiare in aereo, andare a giocare a Grosseto con la Pianese, vai in aereo, c'è squadre che la Pianese è partita ieri mattina da Piancastagnaio per venire giù a giocare, quindi c'è una bella differenza. Ci ha pareggiato comunque, il Monza ci ha pareggiato con sì. la Pianese. Sì, 1-1. Ponte d'Era continua a vendere e continua a far ottenere sì. risultati. Ha venduto Calcagni e continua con... Però si parlava prima con lui, vedi, il Ponte d'Era è una società che ha investito molto sul settore giovanile, molto. Molto, ma quindi... lavorano bene. No, c'ha un piccolo centro sportivo che è molto carino. Perché è una società che nel loro piccolo, però è una società che è avanti. Sì, sì. È quello che io dico la mia, io sono anche qui bisogna cominciare a non fare i retorici e parlare tutti, riempirsi la bocca, ma cominciare a parlare veramente di settore giovanile. Parlare veramente di settore giovanile, perché l'Arezzo ha bisogno di gente che venga da sotto, ma non tanto per farli giocare, ma anche per venderli. Che poi scusa, si dice spesso, no? Fanno l'obiezione, ma. Fare il settore giovanile in un certo modo ovviamente ha dei costi, eccetera. Io non credo che a Ponte d'Era si dissanguino per fare questo, evidentemente appunto. Si è fatto in un certo modo, questo settore giovanile poi rende, no? Perché, sì, ma sai qual è il problema, Fabio? Che tutti pensano, allora il settore giovanile sarebbe cominci oggi e domani, no, cominci, il Ponte d'Era sono 2-3 anni che lavora così, Il Cagliari che sta facendo gli ottimi risultati adesso è partito 4-5 anni fa a programmare. Cioè Arezzo vorrebbero fare il settore giovanile, vincere i campionati e avere i giovani tutto in 5-6 mesi. Non è così, ci vogliono i 2 anni, 3 anni, però fra 2-3 anni poi quando cominci a avere dei frutti e allora godi. Però bisogna avere la pazienza, l'umiltà e scegliere soprattutto prima di tutto avere le attrezzature. I campi, avere un piccolo istruttori. E poi avere anche istruttori bravi che ti preparano i ragazzi e non pensano ai risultati solo, ma ti preparano anche i ragazzi. Questo non mancherebbero neanche questi. No. Arezzo, non mancherebbero questi. No, Arezzo, quanti ne vuoi? Cioè. Ti faccio il nome Flaborea, secondo me è uno dei. Ci sono un sacco di ex che lo farebbero, no? Quasi grande. Non lo vedo Flaborea. Qualche giocatore l'ha scoperto. Sì. Bene, staremo a vedere cosa accadrà domenica. C'è anche Pieroni, Pieroni è un grandissimo competente di calcio, signori, parliamoci. Quello che fa Pieroni, fa i salti perché sì. Io non so il budget, però. Ma anche la cava sta facendo ma come i miracoli. No, ma io qua si parla dell'aspetto tecnico, siamo già nell'aspetto del presidente, ma Pieroni, ragazzi, fa dei salti perché anche anda a piglia Gori, anda a piglia Caso, anda a piglia Bellini. Sì, è facile, non è che vengono nomi così. Lui è bravo a scovare tutta questa gente qui, quindi non è, io non so il budget, forse non avrà neanche un budget. Per quello che... L'anno scorso è andato a pigliare Pinto, Brunori. Signori, averne di Pieroni ad Arezzo, io non conosco un pochino il direttore, non è che lo conosco bene, però averne di Pieroni. Grazie ad Agostino Iacobelli, grazie a te, salutiamo gli amici di Blog Amaranto e ci vediamo la prossima settimana.